fase eliminatoria, le prime della giornata. Quindi abbiamo sempre due tempi da 20, in caso di parità però avremo il calcio di rigore direttamente per decretare la passaggio del turno di una delle due squadre. Gradi Castellana, Grotte, Maia, totalmente chiaro, molto chiaro, ci credito consumo nero verde ovviamente già pronti. Il direttore di gara arriva ora, il fischio proprio del fischietto arbitrale in possesso della BCC credito consumo. Sarà tutto leggere dei due quintetti. Aiutiamo! Scusate. Aiutiamo! Tutto freddo! Vedi, un gol incredibile! Daniele Paolucci col tacco, nessuno se l'aspettava, è colpito. 1-0. Il credito consumo. Qui Mastronati prova a reagire subito. Castellana Grotte riesce a calciare, però devi provare comunque a arrivare in area. Bello il pallone che accorcia subito le distanze. 1-2 la rete di Tovassucci. Tutto però veramente molto bene. Grande Mario Mastronati. Ancora Paolucci. Vai. Innamorati, calcio innamorati, poi ancora sul tapin ci va Cociani. Paolucci, la finta, salta due avversari ancora. Paolucci deve ritornare all'indietro. Gioca finché non picca, gioca! Pizzichi! Due che si chiude, no! Pizzichi col destro! Bravo, Giulio! Sopra attraverso, bello! Di Castellana Grotte, quasi al 17° del primo tempo, sempre 3-1 per la BCC. Credito consumo, la caccia con Innamorati e trova il quarto gol. Vieni adesso, basta! Un gol bellissimo, caccia forte sotto la traversa, 4-1. Ferrari, lo squillo. Luca! Non riesce a girarsi. Marco su questo, no Luca l'ultimo tu. Esatto. Marco questo qua è tuo. Marco sei! A sfondo di Rossini, ancora Mastronati di prima. Può calciare Rossini, calcia col destro forte. È un euro gol bellissimo di Rossini, bellissima tutta l'azione. 2-4. Gli soffiano il pallone da dietro, ancora corner. Tomassucci per Rossini, palla per Mastronati, ci arriva, punta e va sul sinistro. Il 10 qui Innamorati, poi il tunnel di Innamorati, addirittura per Sambo, poi cost to cost del numero 6, calcia col sinistro. La risposta di Mansueto. Ani si lotta. Ho messo fallo però il numero 85, dunque punizione in favore della Gradi Castellana Grotte. Si può calciare con la punta Mastronardi a porta vuota, rimette Pepe a una partita che sembrava quasi finita e ci sono 4 minuti per trovare il pareggio. Rossini, Massaro di prima, ancora Rossini può calciare, fermato da Paolucci, ancora rimessa. 20° che sta per scoccare. Mastronardi finta di andare col destro, appoggio di sinistro, Rossini ancora lui, il pareggio della Gradi Castellana Grotte all'ultimo secondo, incredibile. Mansueto con le sue parate ha salvato la Gradi Castellana Grotte. Calcio d'angolo, poi saranno rigori in caso di pareggio. Calcia qui Paolucci e poi il tocco di Innamorati e ancora Mansueto. E dunque 4-4 alla fine, al termine dei tempi regolamentari, quindi noi rimaniamo. Pasquino contro Mansueto.
indicazioni del direttore di gara. Si aspetta il fischio del direttore di gara che arriva adesso. Pasquino, la rincorsa, la parata di Mansueto, ma non basta. Segna Pasquino 1-0. Adesso il turno di Paranza contro Camporeale. Fischio, Paranza con il destro alto sopra la traversa, troppo forte qui Paranza. Adesso sul dischetto Marco Ferrari. Parte il 10, bellissima l'esecuzione di Ferrari, spiazzato, è rimasto fermo il portiere della Castellano. È 2-0. Adesso Tomassucci, corsa di Tomassucci, bello anche questo calcio di rigore sotto la traversa, forte, trova la rete. 1, terzo rigore per Credito Consumo. Innamorati con la mancina, aveva intuito Mansueto, si è buttato alla sua destra ma non è riuscito ad arrivare sul pallone. Adesso Mastronardi, rigore che è un discreto peso, che in caso di errore poi ha un'opportunità di chiudere la serie. Mastronardi non sbaglia, porte centrale, 3-2. Allora Paolucci, la rincorsa di Paolucci, 4-2. Adesso tutto il peso su Rossini. Spiazzato Mansueto, adesso Rossini contro Camporeale. La rincorsa del numero 8. Parte, colpisce il palo e dunque alla fine vince il Credito Consumo ai calci di rigore per 4-2 e dunque si garantisce l'accesso ai sedicesimi